Signore e signori, buonasera. Quella che andiamo a cominciare stasera è una diretta un po' particolare che va ad inaugurare una serie di puntate che potremmo chiamare monotematiche, che di volta in volta andremo a proporre al nostro pubblico, che ringraziamo per l'attenzione costante con la quale ci segue e che fortunatamente diventa sempre più numeroso. La puntata di questa sera ha per titolo Unità d'Italia, bugie, omissioni e verità nascoste. E la diretta di questa sera prende lo spunto dal fatto che sabato scorso, sulla seconda rete della RAI, la televisione di Stato, per la trasmissione TG2 Dossier, è andato in onda, poi replicato anche nella mattina di domenica, un documentario dal titolo Italia Unita, l'impresa di 160 anni fa. Come si sa, il 17 marzo del 1861 il Parlamento di Torino proclamava la nascita del Regno d'Italia con Vittorio Emanuele II di Savoia, primo re dello stesso. Il documentario, molto ben realizzato, ha visto la partecipazione di un cospicuo numero di accademici, di storici, di giornalisti, di scrittori, senza trascurare la testimonianza dei diretti discendenti dei protagonisti più famosi. Devo confessare di aver rivisto più volte il documentario, che dura all'incirca una cinquantina di minuti, che è stato montato in maniera professionale, in maniera anche brillante, però dopo averlo rivisto, come dicevo, più volte, ho pensato di elaborare con voi alcune sintetiche osservazioni, alcune sintetiche riflessioni. E ciò non per fungere, come si dice, da bastian contrario, ma solo per far emergere le contraddizioni e le imprecisioni, che a volte sono clamorose, di un filo conduttore decisamente troppo ridondante, troppo oleografico e in alcuni passaggi persino clamorosamente inesatto. Ma procediamo con ordine. Il documentario inizia con un'affermazione perentoria. L'unità d'Italia la chiedeva il popolo. E poi ancora. Vittorio Emanuele di Savoia non ha fatto altro che rispondere al grido di dolore che si alzava da ogni parte d'Italia. La prima cosa che mi viene da dire è che se il grido di dolore era quello che proveniva da Modena, da Bologna, da Firenze e da Napoli, allora bisogna subito dire che i fatti sono andati molto diversamente. Lì, infatti, negli stati dell'Italia centrale e ancora di più nel regno delle due Sicilie, non c'era nessuno che gridava, non c'era nessuno che chiedeva aiuto al re galantuomo, ad eccezione di un pugno esiguo di agitatori e di agenti segreti inviati in loco dal perfido ma astuto conte di Cavour, che aveva pianificato tutto a tavolino. Uno di questi era il ormai famoso Filippo Curletti, le cui memorie al riguardo sono molto interessanti, significative e soprattutto indicative di come andarono effettivamente le cose in quel tumultuoso biennio 1859-1860. Non a caso, a Modena, l'esercito di Francesco V d'Este, la cosiddetta Brigata Estense, quando nel giugno del 1859 il duca fu costretto ad abbandonare la città per lasciare il posto al dittatore piemontese Luigi Carlo Farini, questa Brigata Estense, composta di migliaia di uomini, preferì seguire il sovrano nel suo doloroso esilio. Evidentemente, come si può chiaramente comprendere, le cose non andavano poi così male, lì non si stava così male come si è voluto far credere. Quando poi si stava male a Napoli e nel Regno, è dimostrato senza pecca dalla reazione del clamorosa, della resistenza anzi piemontese, conosciuta con il nome di brigantaggio,
tra assopimenti e recrudescenze si trascinò avanti per 10 lunghi anni. Alla faccia dei risultati bulgari, direi io, ma anche rumeni e slovacchi, che aveva dato il plebiscito, ma di questo parleremo più in là. Quando la coscienza che il popolo meridionale aveva dell'Italia unita, basti qui ricordare che a Napoli erano molti a ritenere che la Thalia fosse la moglie del re Vittorio Emanuele di Savoia. Gaetano Salvemini, che non è proprio un ultra borbonico, ha scritto che il Risorgimento fu la rivoluzione dei ricchi che non aumentò la democrazia, ma favorì un'elite oligarchica. Ma andiamo avanti. Nel documentario si assiste alla glorificazione di Giuseppe Garibaldi, uno dei padri della patria, tornato in esilio dall'America meridionale nel 1848 e si dice testualmente inseguito da condanne a morte. Si dice testualmente così nel filmato. Peccato però che non si sia omesso, che si sia omesso di dire che quella condanna a morte era stata emessa nel 1834 dallo Stato Sabaudo. E cosa più importante, Garibaldi fu condannato alla pena di morte ignominiosa, in contumacia, in quanto nemico della patria e nemico dello Stato. Garibaldi, quindi, come del resto Mazzini, passa da nemico della patria a padre della patria. Ecco, forse questo piccolo ed insignificante particolare poteva essere anche riferito in quel racconto così ridondante ed apocrifico. Ma passiamo ad un altro padre della patria, Camillo Benso, conte di Cavour, che nel documentario viene definito il padre del processo unitario, riprendendo una vulgata che da questo punto di vista la fa da padrone da parecchi decenni. Anche in questo caso però si registra una grave omissione: i patti di Plombières del 1858, del luglio 1858, i quali, ad onor del vero, sono ricordati soltanto per il bizzarro matrimonio di Stato tra Maria Clotilde di Savoia, la giovanissima figlia del re Vittorio Emanuele II, con Girolamo Bonaparte, detto Plon Plon, il didoccolato e dissoluto cugino di Napoleone III di Francia. Niente invece si dice degli accordi segreti intercorsi tra Napoleone III e Cavour per dividere la penisola italica in 3 macro aree, in 3 macro stati, si direbbe oggi. Ebbene, ricordare che nel luglio del 1858 i due, ovvero sia Cavour e Napoleone III, si erano accordati per dividere l'Italia nel modo seguente: c'era un regno dell'Alta Italia, del Nord, che doveva essere affidato ai sovrani sabaudi, un regno dell'Italia centrale, che doveva andare ad un reggente vicino alla Francia, e quindi a Napoleone III, mentre il regno delle due Sicilie sarebbe anche potuto rimanere a Ferdinando II di Borbone o casomai a Luciano Murat, il figlio di Gioacchino. Il Papa, invece, avrebbe conservato Roma e avrebbe nello stesso tempo assunto la presidenza, per così dire onoraria, di questa confederazione di Stati. Questo fu il patto sottoscritto nel luglio 1858 da Cavour e Napoleone III di Francia. La domanda allora è: ma allora, a quel tempo, nel 1858, le grida di dolore non esistevano? E il superiore disegno di dar vita all'Italia unita non era ancora stato elaborato? No, non era stato ancora elaborato, perché l'appetito del piccolo ma famelico Piemonte doveva ancora manifestarsi in tutta la sua enorme voracità. Ma andiamo ancora avanti e parliamo di un altro padre della patria, del re Vittorio Emanuele di Savoia, incredibilmente definito nel documentario un sovrano 2.0, ma soprattutto, come da prassi consolidata, il re galantuomo. E sapete perché? Per aver mantenuto le promesse, ad iniziare dal mantenimento dello statuto albertino concesso da Carlo Alberto una volta che Vittorio Emanuele II era salito al trono.
E come la mettiamo con le bugie ripetutamente dette al cugino Francesco II di Borbone, il re di Napoli, quando Garibaldi, che era definito da Vittorio Emanuele di Savoia il pretore, veleggiava verso la Sicilia? Sembra quasi di assistere alla scena di qualche anno fa, quando Renzi diceva al presidente del Consiglio Enrico Letta: stai sireno, e subito dopo, con una subdola manovra di palazzo, ne prendeva il posto a Palazzo Chigi. Ecco perché io, a mio modesto avviso, non parlerei tanto di re galantuomo, bensì più correttamente di re dei galantuomini, quelli che poi hanno fatto la sua vera fortuna. Ma torniamo ora a Garibaldi e alla sua eroica spedizione dei Mille, come è denominata, che parte agli inizi di maggio del 1860 da Quarto di Genova. Nel documentario si dice che Garibaldi si dirige in Sicilia per accorrere in soccorso ai siciliani che si erano ribellati al governo borbonico. Ma di quale rivolta si parla? Forse quella della Gaggia a Palermo, ai primi di aprile, che già era stata repressa da tempo, o a quelle altre che gli emissari e gli agenti segreti piemontesi, che facevano capo a Francesco Crispi e soprattutto a Rosolino Pilo, avevano tentato vanamente di provocare contro il governo borbonico? Una cosa è certa, comunque, che agli inizi di maggio del 1860, quando Garibaldi decide di partire alla volta alla Sicilia, sull'isola la situazione era calma e non c'era in corso alcuna sommossa popolare. Anzi, c'è di più. Le notizie assai poco incoraggianti che provenivano dalla Sicilia avevano quasi indotto il generale di rosso vestito ad annullare la spedizione. Fu soprattutto l'insistenza di Crispi, che giunse anche a falsificare alcuni rapporti provenienti dall'isola, a convincere Garibaldi a partire. E poi ci fu, dopo lo sbarco di Marsala, la battaglia di Calatafimi, 15 maggio 1860, una battaglia vera, come si dice nel documentario, che fu risolta soprattutto dalla grande capacità carismatica di Garibaldi. Sono testuali parole che trovate nel documentario. Sarà stato pure così, però non si fa alcun accenno al tradimento dell'imbelle generale borbonico Francesco Landi, che ordinò alle sue truppe napoletane di ritirarsi mentre erano sul punto di vincere. Ed ecco quindi un'altra grave omissione. Passiamo ora alla battaglia del Volturno, 1 ottobre 1860. E ancora una volta si ripete la solita solfa, ovvero sia che a vincere è stato l'ardimento di Garibaldi e dei garibaldini passati da 1000 a 30.000. Si dimentica però, altrettanto colpevolmente, di menzionare il decisivo apporto dato dalle truppe regolari piemontesi, fatte affluire persino in treno da Napoli sul luogo dello scontro. Plebisciti, di cui già abbiamo parlato precedentemente, plebisciti che si tennero nell'ex regno borbonico in Sicilia il 21 ottobre del 1860. Ancora una volta si esalta a pie sospinto il valore di questa operazione, che in effetti fu assai poco limpida, che però servì ai Savoia per legittimare giuridicamente l'inaudita aggressione in mano militari che era stata perpetrata ai danni del regno borbonico. In effetti, però, la verità dei fatti fu molto diversa, fu ben diversa. E lasciamo perdere i brogli, le intimidazioni, i conti che non tornano, le assurde percentuali bulgare uscite dalle urne, controllate da presso, da torbe minacciose ed urlanti di garibaldini, la massiccia astensione degli aventi diritti al voto e così via di seguito. Io non voglio parlare di questo perché c'è un'ampia letteratura al riguardo, però mi piace riportare il giudizio formulato da alcuni importanti esponenti del governo britannico, del governo inglese, che poi era una di quelle potenze europee che avevano maggiormente favorito l'impresa di Garibaldi, l'impresa dei Mille. Ebbene, l'ambasciatore inglese a Napoli, un tale Sir Harry Elliot, nel suo rapporto, nel fare rapporto al suo governo, così scrive: moltissimi vogliono l'autonomia, nessuno l'annessione, ma i pochi che votano sono costretti a votare per questa. Mi paiono parole
significative che non hanno bisogno di un ulteriore commento. E se vogliamo, ancora più tranchant è il giudizio del ministro degli esteri inglesi, Lord John Russell, il quale dice, senza mezzi termini, i voti del suffragio in questo regno non hanno il minimo valore. Guardate, badate bene, lo dicevano gli inglesi. Quindi, se lo dicevano gli inglesi, in quell'occasione sicuramente qualcosa di vero ci sarà. E credo che questo possa bastare per i plebisciti, almeno per il momento. Poi si passa ad documentare l'incontro di Teano, il famoso incontro di Teano del 26 ottobre 1860, che viene illustrato nel documentario con un oleografico dipinto dove si consumano strette di mano, baci, abbracci, insomma ci si descrive un'atmosfera bucolica e quasi idilliaca. Nessun accenno, chiaramente, dico io, si fa ai diversi orientamenti dei due giganti dell'Unità d'Italia. Garibaldi, infatti, avrebbe voluto proseguire il suo cammino, la sua marcia fino a Roma per gettare nel Tevere Pio IX, il Papa, che chiamava un metro cubo di letame. Vittorio Emanuele, invece, era sceso lì, fin lì, a marce forzate con il suo esercito, non per abbracciare il generale che gli aveva consegnato un regno, ma per bloccare il cammino di Garibaldi. Non poteva infatti correre il rischio di incrinare i buoni rapporti con Napoleone III, un altro dei padri dell'unità d'Italia, che esercitava una sorta di protettorato sullo Stato Pontificio. Logica conseguenza dell'incontro di Teano fu il disimpegno clamoroso di Garibaldi, che qualche giorno dopo, deluso e sdegnato, abbandonò Napoli e si ritirò a meditare in quel di Caprera. Non poteva mancare ovviamente il riferimento al brigantaggio, definito fenomeno endemico del meridione e criminale, che si protrasse almeno fino al 1865. E come la mettiamo con i clamorosi risultati del plebiscito e con la volontà quasi unanime della popolazione meridionale di entrare a far parte del nuovo Regno d'Italia? Perché allora scoppia tutta questa virulenta e cieca violenza? Se tutti nel meridione volevano unirsi in un abbraccio fraterno con i piemontesi e con gli uomini venuti dal nord, poi bontà loro, bontà del regista e di chi ha orchestrato quel documentario, poi si dice che nella lotta al brigantaggio si registrarono effetti terribili da entrambe le parti. Mi sembra però più che altro un tentativo di bilanciare in qualche modo una disamina che è fin troppo partigiana e fin troppo orientale. Di certo c'è da dire che più di qualcosa non quadra in questa ricostruzione, sicuramente ben fatta, sicuramente ben organizzata, ma ahimè, palesemente artefatta. Ma andiamo ancora oltre. Nel documentario i rapporti fra Vittorio Emanuele II e il Papa Pio IX vengono definiti addirittura cordiali. Ma come si fa ad affermare da parte di storici blasonati queste cose? Come si fanno a dire queste cose? E come la mettiamo con la scomunica che Pio IX combinò al Re Galantuomo nel novembre 1870 dopo la presa di Roma? Ce la siamo persi lungo la strada gloriosa e invitta che ha portato all'Italia unita? Ma c'è veramente da riflettere e da pensare. Infine si arriva al fatidico 17 marzo del 1861, quando Vittorio Emanuele II, e non primo, viene proclamato re d'Italia nella seduta parlamentare che non è, come pure sarebbe stato logico, la prima del nuovo corso, bensì l'ottava, proseguendo anche in questo caso la legislatura sabauda. Ma questo non è stato detto. Ma andiamo a quello che io considero l'aspetto più clamoroso di tutto il documentario, che ripeto, è ridondante, retorico, spudoratamente partigiano, come se non se ne vedevano ad onor del vero da tempo. Però al di sopra di tutto questo c'è la dichiarazione che quasi conclude il documentario di Aimone di Savoia Aosta, che è un discendente di quel re galantuomo di cui abbiamo parlato. Ebbene, Aimone di Savoia, senza alcuna difficoltà e con una leggerezza disarmante, afferma testuali parole:
che fu il regno di Sardegna ad addettere gli altri stati italiani. Quindi, che fu il regno di Sardegna ad addettere gli altri stati italiani. Ebbene, è questa una delle poche verità, a dire il vero, inconfutabile, che contiene quel filmato, quel documentario. Da ciò si può dedurre quindi che non c'era alcun grido di dolore, alcun afflato fraterno, ma soltanto la voglia di rendere il Piemonte più grande di quello che era. Forse gli autori non se ne sono accorti, ma quelle poche parole del discendente sabaudo, giunte peraltro alla conclusione del documentario, hanno fatto miseramente crollare tutto il castello artificioso e lo scenario assai poco veritiero che pure era stato abilmente orchestrato. Mi viene da pensare che è proprio vero quando si dice che il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi. Infine, un'ultima osservazione. Nel concludere il documentario, la voce recitante, con enfasi patriottarda, dice che l'Italia chiama tutti in causa per un percorso da scrivere insieme. Un principio sul quale si può essere anche d'accordo, per amor di Dio. A patto però che quel tumultuoso processo che portò nel 1861 all'Italia unita, che poi, come sappiamo, unita ancora non era, sia ricostruito e raccontato in maniera obiettiva, mettendo da parte esagerazioni, fantasie e menzogne. Il professor Prosperi, in un suo bel libro, scrive che la storia viene usata selezionando le cose da ricordare e far apprendere, cancellando invece tutte le altre. Ma così facendo, signori miei, avanti non si va, non si fa tanto strada in avanti. Soltanto parlando delle luci, ma anche delle ombre che ci furono e furono tante, si potranno gettare le basi e le fondamenta di un percorso comune da compiere insieme. Ma ahimè, almeno a giudicare da quel documentario che cade, come sappiamo, nel 160° anniversario della proclamazione del Regno d'Italia, il traguardo è ancora decisamente lontano da raggiungere. E così, dopo le roboanti ma varie celebrazioni del 2011, ecco un'altra occasione malamente sprecata per fare i conti, quelli giusti però, con il nostro passato. Il mio sincero auspicio, e concludo, è che non debbano passare altri lunghi 160 anni prima che sia finalmente scritta la vera storia dell'unità d'Italia. Vi ringrazio per la cortese attenzione.